Ragazzi, da Sandro Cane, e Sandro Cane vi dice che ha appena sostituito le 27 e mezzo con delle 29 della Baikal. Ho avuto dei problemi a installare la ruota posteriore perché praticamente il cuscinetto, secondo me, ha qualche sgarro millimetrico e perciò fa fatica a passare dal drop out, ok? Invece con tutti gli altri tipi di gomme, di cerchi che ho usato, non ho avuto problemi, perciò probabilmente è un problema di questi cerchi che hanno uno scarto millimetrico che non mi fa passare dal drop out posteriore il cuscinetto, perciò ho dovuto allargare un po' il triangolo posteriore, fare un po' di forza e installarle. Comunque adesso vedete, la bici è praticamente una gravel. Prima era un monster cross e adesso praticamente anche le geometrie, non è che stiamo parlando di mountain bike qua, questa è una gravel, cioè inutile star lì, è una gravel che può montare copertoni da monster cross fino a 2.4 con 27.5. E poi invece con le 29 può montare dai 40 ai 2.1, ok? Perciò abbiamo testato anche questa configurazione, la proverò e vi saprò dire. E in questo momento, visto che penso di acquistare un altro telaio Dragoon, così da avere la 29 e la 27 e mezzo e poter anche scambiare le varie ruote tra un modello e l'altro e farvi vedere le varie configurazioni. Allora, non è neanche brutta da vedere così, sinceramente, è bella. Ho tolto l'Ardent lì davanti, il portapacchi, perché è una cosa indegna, lo butterò via probabilmente o troverò delle staffe nuove perché c'erano le viti tutte spanate, era tutto sgangolato, ho cercato di modificarlo, ma niente, ve lo sconsiglio altamente, non comprate i portapacchi tipo pizza portapacchi Ardent lì perché sono scadenti, sono fatti in materiale scadente e sono inutili, ok? Adesso mi arriva un ottimo, aspetta che smorzo la sveglia qua, mi arriva un ottimo portapacchi sempre della Veloci, sempre del modello Rocket, ma più piccolo, più leggero, nero, e ve lo farò vedere quando arriverà, lo monterò su questa Black Snow Pangaea Gran Torino. Il portapacchi posteriore allora, non è male, è super leggero, porta 25 kg, ma è in alluminio ed è in alluminio vuoto dentro, fino, perciò questo qua prende una botta e si spacca. Ve lo dico subito perché quando il primo che mi hanno mandato era piegato e ho cercato di raddrizzarlo, ma si è aperto. Perciò può andare, se non volete spendere tanto, libera, ok? Se non avete il budget di prendere un buon portapacchi resistente, prendete pure Libera, ma sappiate che non è un super portapacchi resistente da fare affidamento se dovete fare lunghi viaggi. Per il commuting va benissimo, per i pannier giornalieri va bene, per un viaggio non va bene perché se prende una botta, e nei viaggi spesso si prendono le botte, quel portapacchi lì vi saluta, ok? Allora, benissimo ragazzi, mettete like, mi piace, commentate e fatemi sapere tutto su di voi. Allora, i problemi che ho avuto sono stati, perché ve li dico, il portapacchi Ardent anteriore è una schifezza, non compratelo, ci sono altri modelli più performanti di marchi blasonati come la Trek, mi sembra che ha qualcosa,
non so se mi sbaglio, con una Strike o una Specialized che hanno il pizza rack. Scusatemi, ma non sono riuscito a informarmi prima perché faccio tutti i video al volo, perché non ho tempo, perché devo lavorare e i video li faccio nel tempo libero, appena un attimo di tempo, e devo farli con quello che ho in mano, quello disponibile, diciamo. E comunque c'è il pizza rack, se guardate, o è della Trek o della Specialized, mi sembra che sia della Trek ma non sono sicuro, che quello è buono. E se no ci sono questi qua che vanno benissimo, della Veloci, che sono super resistenti. Addirittura io avevo uno in acciaio inox, ce l'ho in Italia adesso insieme alla Black Snow Dragon Kill Bill. E testo il secondo che è più leggero e vediamo come funziona e vi saprò dire, ma sicuramente sarà tutta un'altra cosa con questo portapacchi Ardently, che tra l'altro non era neanche economico, perché trovate dei portapacchi super economici su AliExpress che fanno il loro lavoro meglio di questo portapacchi qua, che costava comunque sui 40 e passa euro, ok? Invece ne trovate magari da 10, 15, 20 che fanno il lavoro migliore di questo qua, della Ardently, ok? Ho avuto anche problemi con le spedizioni, mi hanno fatto casini, ma lasciamo perdere quello lì perché c'era il lockdown totale e posso capire i problemi. Allora, questa è la versione Gravel Touring Adventure 29 2.1 della Black Snow Dragoon Gran Torino. Vi ricordo ancora, mettete like, mi piace, seguite, condividete, non guardate solo il video, perché se ho 15.000 visualizzazioni però nessuno mette mi piace, nessuno si iscrive, il canale resta lì, non va avanti. Non potrò mai monetizzarlo, era giusto per dare dell'informazione indipendente, non sono sponsorizzato da nessuno, perciò vi dico le cose come stanno. Come avete visto, il portapacchi Ardently l'ho preso con i miei soldi, si è rotto e vi ho detto che schifo che fa. Quell'altro dietro, Ibera, l'ho preso con i miei soldi senza neanche uno sconto, il primo me l'hanno mandato rotto, sono stati gentili, si è rotto durante il trasporto perché qualcuno l'ha calpestato, però in questo modo posso dirvi sì, se non avete una grossa disponibilità economica può essere un portapacchi interessante al posteriore, però mettete in conto che se fate viaggi bypacking con i pannier dietro, porta 25 kg ma prendete una botta e restate senza portapacchi, ok? Allora, adesso la testerò, devo anche montare avevo detto già che mi sono arrivati i rotori, i dischi della III Pro, ok? Da montare sulle ruote più grandi, con lo spacer da montare sul caliper, sulla pinza, ok? Così posso inserire, e con lo spacer porta anche 180 davanti, 180 davanti, 180 dietro, perché vedo con il peso e con le ruote grandi e tutto chiama un po' il 180, ok? Perciò se si fa dell'off road è meglio avere una frenata più potente sull'anteriore, portando borse ovviamente e altre cose, è meglio avere un po' più di potenza. Ok ragazzi, vi saluto, al prossimo video. Ciao ciao!